Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi video unboxing, andrò a farvi vedere un paio di guanti che ho ordinato. L'ho ordinato perché mi sono reso conto che i miei guanti che ho sono di qualità abbastanza buona, però non hanno la certificazione per poter circolare in Francia. Quindi, siccome quest'estate devo andare a fare una vacanza in Francia, ho deciso di prendere un paio di guanti e cercando di risparmiare, perché non volevo prendere guanti costosi, visto che comunque ho già un paio di guanti abbastanza buoni. Ho detto proviamo a vedere su Amazon cosa c'è. Infatti ho trovato un paio di guanti abbastanza economici, sui 17-20 euro li trovate, e andiamo a scartare il pacco. Ecco, sono molto piegazzati. Ok, andiamo a aprire. Eccoli qua. Dall'interno il pacchetto sembra abbastanza bello, mi sembrano di qualità abbastanza buona. Adesso andiamo a aprire e andremo a vedere come calzano. Innanzitutto vado a verificare che ci sia questa immagine. Guardate ragazzi, non so se la vedete, questa immaginetta che attesta in pratica che i guanti sono omologati e possono circolare in Francia. Quindi vado a mettere la mano e devo dire che il guanto mi sembra abbastanza comodo, calza bene. Ecco, vedete ragazzi, ci sono qua anche le dita touchscreen, con ciò potete usare anche il cellulare. Abbiamo qua i rinforzi, le protezioni sulle nocche, sulle dita, e anche qua ci sono pezzi un po' più spessi da proteggere il palmo della mano. Andiamo a provare anche il sinistro. Cosa dire? I guanti mi sembrano di fattura abbastanza bella, comodi, non sono stretti, non sono larghi, sono a misura esatta. Ho preso una L, sono stato largo con la taglia perché sarebbe andata bene anche la M, però vedo che la L comunque calza molto bene, quindi fantastici. Cosa dire, guanti comunque che per 15-20 euro mi sembrano davvero di ottima fattura. Li userò un po' comunque. Ecco, visto che ad esempio i miei guanti li ho pagati 50 euro e non sono certificati, questi hanno la certificazione, eccola qua, e costano 18 euro. Quindi io ve li consiglio se dovete andare in Francia e magari dovete prendere un paio di guanti. 18 euro non costano tanto, e quindi niente, vi lascerò comunque il link qui sotto per andare a acquistare questi guanti. Niente, davvero sembrano molto comodi, sicuramente non sono di fattura estremamente, non sono di fattura bellissima, però cioè ragazzi, un prodotto cinese sicuramente, però cioè per quello che costano secondo me sono un ottimo prodotto.
Quindi niente, se non dovete andare a fare gare o cosa, questo qua mi sembra davvero perfetto. Quindi ragazzi, vi saluto. Spero che vi sia piaciuto questa recensione di questi guanti economici e niente, alla prossima!